say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, ben ritrovati a questo nostro nuovo appuntamento con Scuola con Gusto, la nostra rubrica fatta in collaborazione con l'Istituto Antonello di Messina. Siamo qui col professore Nicolosi. Buonasera. Che ci proporrà altri due cocktail oggi. Tre. Tre cocktail. Sì, oggi andremo a preparare i cocktail che vengono preparati direttamente nei bicchieri, quindi senza l'utilizzo dello shaker e del mixing glass che abbiamo visto l'altra volta. Ricordiamo che lo shaker serve... Sì. Per quei cocktail con ingredienti di difficile miscelabilità, come succhi di frutta, sciroppi, uova, panna, comunque con ingredienti molto difficile miscelabilità. Nel mixing glass andremo a preparare quei cocktail con ingredienti di facile miscelabilità e nel caso del bicchiere noi andremo a preparare direttamente nel bicchiere i cocktail con ingredienti di facile miscelabilità e quelli con anidride carbonica, che sono i cosiddetti sparkling, quelli a base di spumanti e champagne, oppure i cosiddetti pestati, tipo il mojito, tipo il capirinho o capirosca. Allora, bene, iniziamo. Il cocktail di oggi. Allora, intanto inizieremo con un classico, un Negroni. Il Negroni si prepara direttamente nel tumbler basso, con un terzo di bitter Campari, un terzo di vermouth rosso e un terzo, di gin. Allora, anche qua, prima di iniziare, andiamo a mettere il ghiaccio nel nostro bicchiere. Per raffreddarlo? Sì, oltre a raffreddarlo, comunque abbiamo detto che in questi bicchieri va sempre messo il ghiaccio, ad eccezione delle coppette da cocktail, quindi sia la semplice che la doppia, e nei frutti. Il frutto è il classico bicchiere da spumante, non va assolutamente messo il ghiaccio. Allora, un terzo di bitter Campari. Questo è un medium drink, quindi è un possiamo definirlo un cioè che è la grammatura di circa 10 centilitri ed è un pre-dinner, quindi un aperitivo. Anche questo è un aperitivo dal tono alcolico molto alto, quindi è un aperitivo serale. Andiamo a mettere un terzo di bitter Campari, che è un liquore chiamato un amaricante, che ha una graduazione alcolica di circa 20 gradi. Andiamo a mettere il nostro vermouth rosso, Martini rosso, un vino aromatizzato dolce. E un terzo di gin, distillato di grano, aromatizzato con bacche di ginepro. In commercio possiamo trovare, in questo caso utilizziamo il London Dry Gin, che è un gin secco. Possiamo trovare l'Old Tom, che è un gin invecchiato, oppure il Plymouth, che è un gin dolce ed aromatico. Il più utilizzato nella preparazione dei cocktail è il London Dry Gin. I paesi produttori sono Olanda e Inghilterra. Allora, a questo punto andiamo a mescolare. Ricordiamo che è molto importante dosare bene gli ingredienti. I barman professionisti ormai lavorano ad occhio, magari i ragazzi alle prime esperienze utilizzeranno un misurino di precisione. Andiamo a mettere la nostra decorazione e a mettere delle cannucce corte. Il nostro sottobicchiere. Il drink pronto. Bene, anche questo quindi ha detto... È un medium drink, quindi circa 10 centilitri, ed è un pre-dinner serale, un aperitivo serale. Beh. Adesso andiamo a preparare un long drink, quindi andiamo a utilizzare il tumbler alto, andiamo a raffreddare, cioè a mettere il ghiaccio all'interno del nostro tumbler.
E gli ingredienti sono 6 decimi di succo d'arancia, 3 decimi di tequila. La tequila è un distillato, un tipico distillato messicano. Viene ricavato, cioè viene prodotto dall'agave, che è un cactus messicano. Tipicamente i messicani amano bere la tequila con sale e limone. Allora andiamo a mettere 3 decimi di tequila direttamente nel bicchiere. Decimi di succo d'arancia. Andiamo a miscelare. E alla fine mettiamo un decimo di sciroppo di granatina, che è uno sciroppo di melo grano, proprio una lacrima, così diciamo dà l'effetto, senza mescolarlo. Andiamo a mettere un decimo di granatina e lo lasciamo così, diciamo dà quell'effetto dell'alba, per questo si chiama tequila sunrise, quindi l'alba della tequila. Quindi non compromette il gusto, è più Sì, di scena. più scenografico. Allora andiamo a mettere delle cannucce, lunghe in questo caso, e andiamo a decorare o con una fetta d'arancia oppure metteremo questa decorazione d'effetto, quindi ananas. Ciliegina da cocktail e foglioline di ananas. Quando, una cosa importante nella preparazione dei cocktail, se ci sono degli alimenti non commestibili, quindi nel caso delle nostre foglioline di menta, scusate, delle foglie di ananas, le foglie di ananas non devono toccare assolutamente il drink. Oltre 30 anni di attività, un patrimonio di esperienza, la costante ricerca del meglio, della tecnologia più evoluta, delle soluzioni funzionali e d'avanguardia. La FARC ha credenziali che parlano da sole. Dal 1973, anno della realizzazione della prima cucina per l'ospedale militare di Messina, ad oggi FARC ha sempre mantenuto la leadership nel suo settore. Progettazione e realizzazione, grandi impianti cucine, impianti per la ristorazione collettiva, lavorazioni in acciaio, progettazione di mobili ed attrezzature per laboratori, bar, pasticcerie, gelaterie, industrie alimentari. Questo era il nostro secondo cocktail, Sì, più più leggero rispetto a... leggero, quindi questo è un long drink a tutte le ore. Adesso andiamo a preparare un pestato, un cocktail pestato, un drink moderno sulla falsariga del mojito. Però anziché utilizzare il lime, oggi andrò a utilizzare il kumquat, che è un mandarino cinese. Quindi andiamo da questa parte, andiamo a prendere tre piccoli kumquat. Ovviamente devono essere puliti e ben lavati. Andiamo a prendere il nostro tumbler. Questo è un frutto che va mangiato anche con la buccia. Sì, così intero, con tutta la buccia. Quindi li tagliamo per metà e li mettiamo all'interno del nostro tumbler. A mettere 3 cucchiai di zucchero semolato, e con l'utilizzo di questo pestello, in gergo viene chiamato mandler, andiamo a pestare e andiamo a creare un composto agrodolce, quindi l'agro del kumquat e il dolce dello zucchero. Fino a che punto bisogna pestarlo, insomma. Quando abbiamo ottenuto un composto omogeneo. A questo punto mettiamo anche qualche fogliolina di menta. All'interno.
all'interno. A questo punto abbiamo bisogno del ghiaccio tritato o ghiaccio pilè. Solitamente ci sono dei fabbricatori di ghiaccio, però noi ce lo facciamo al momento. Quindi andiamo a mettere dei cubetti di ghiaccio nel nostro mixing glass, oppure lo possiamo mettere direttamente nello shaker, e andiamo a pestare il ghiaccio in questa maniera. Andiamo a metterlo all'interno del nostro tumbler. E su questa base andiamo a mettere 3 centilitri di mandarinetto Isola Bella, che è un liquore italiano a base di mandarino. E 3 centilitri di vodka liscia. La vodka è un distillato di cereali e patate prodotto in Russia o Polonia. Andiamo a miscelare. Quindi qua sentiamo tutti i profumi del kumquat, lo zucchero e della menta. Danno un contrasto, un insieme molto bello. Allora andiamo a mettere il nostro fiore di kumquat come decorazione e delle cannucce corte. Un cocktail più complesso che va bene, sì, come? Soprattutto un cocktail, un drink dissetante, ecco, lo vedo come drink dissetante. E lo andiamo a servire. Okay. Bene, professore, noi la ringraziamo e ringraziamo gli studenti. Grazie a voi, Nazarena De Grazia e Gaetano Romano. E ringraziamo l'intero istituto e vi diamo appuntamento alla prossima. Arrivederci. Say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh.